mi chiamo Tip Top e faccio lo scrittore. Ho proprio bisogno di un aiuto per la mia nuova storia. Anzi, ho una bellissima idea. Questo libro lo scriveremo proprio tu ed io. Scrivi il tuo nome vicino al mio. Prima di cominciare sarà meglio che ci facciamo venire qualche idea. Qui nella libreria tengo i miei libri preferiti, L'Isola del Tesoro, Robin Hood, I Tre Moschettieri e 20.000 leghe sotto i mari. Ma dove sono finiti? Eppure erano qua. Ah! I libri sono stati rubati! Guarda qui, il misterioso ladro mi prende anche in giro! Leggi! Caro Tip Top, i tuoi libri hanno deciso di fare una passeggiatina per la città ed io li ho accompagnati. Ha ha ha! Sono in 4 posti diversi e sono molto ben nascosti. Ti sfido a ritrovarli. Dobbiamo assolutamente ritrovare i miei libri! Per fortuna tu puoi aiutarmi. Quel monellaccio di sgrazia. Sembra un orologio antico. Lo porterò alla centrale di polizia. Andiamo a salutare la mia maestra. Tip Top, quanto tempo è passato da quando eri mio alunno? Vediamo un po' se hai studiato la lezione. Ma che fa, signora maestra? Non vorrà mica interrogarmi. Stai tranquillo, birbante. Calma, capo, sono io. Notizie del topo? Il poverino sta cercando i suoi librucci per tutta la città. Rubargli i libri è stato un colpo di genio. Deve diventare matto a cercarli. E non deve trovarli mai più. Certo, capo. Sarà fatto, capo. Buondì Nostromo! Com'è andata la pesca oggi? Sì, sapessi come sono triste, Tip Top. Ho appena bucato la mia paperella portafortuna. Ma questa è la salsa speciale di spina!
una visita al museo è sempre piacevole. Ci sono più i clienti di una volta. L'ultimo mi ha lasciato di mancia 3 caramelle e 2 bottoni. Chissà quando arrivano le altre 42 valigie del mio bagaglio. Andiamo a vedere se c'è qualche treno in arrivo. Poco chiudo. Non posso perdere la mia telenovela preferita. Ciao Tip Top, hai per caso visto in giro il mio barattolo di salsa speciale? Eccola qui, Pina! Ora i tuoi panini saranno davvero speciali! Grazie Tip Top, prendi queste salsicce, sono ottime! Trovate di cose nei posti più strani, ma questa le batte tutte! Gira al largo, piccoletto! Se ti trovano i gatti, sono guai! Oh, povero me! Là dentro? Coraccio, entriamo! Ehi! C'è nessuno! Che buio! Non vedo proprio niente! Acciughe e cipolle, gnam, che panino squisito! Come va la vita, Tip Top? Ecco il mio postino preferito! C'è qualcosa per me? Vediamo! Ecco qui, è un pezzo di groviera che ti manda tua zia Topina! Che bella chiave! Guarda, guarda! Sembra la chiave di un baule! Vuoi andare da Miss Squitty? Aspetta un attimo, sono pettinato bene? Sicuro? Ok, andiamo! Di bella vista, li ha dimenticati qui. Oh mamma, mi gira la testa, mamma mia, sarà meglio che glieli riporti prima che combini qualche disastro. Sei venuto a spedire il tuo romanzo, Tip Top? Non ancora, Miss Squitty, ma ci sto lavorando. In bocca al lupo, allora. Perché piangi, piccolino? È tutta colpa di quel gattaccio! Che bella papera di gomma!
qualcuno deve averla vinta a tirassegno e poi buttata via. Vai, sono gli sniesti. Tutti vanno a giocare al parco, sgronto, e a me tocca stare qua fuori. Salve, Topastro. Come mai non sei a scrivere il tuo romanzo? Perché qualcuno ha rubato i miei libri preferiti e devo assolutamente ritrovarli. Come mi dispiace. Chissà chi è il dispettoso. Con i tuoi occhiali, bella vista! Oh, finalmente! Grazie, Tip Top! Accetta questo regalo! Un po' di luce serve sempre! Curiosiamo un po' in quella casa! Eccola il mio libro. I piranha sono sistemati, ma senza una maschera non mi butto di certo là dentro. Disperarti. Eccoti una paperella nuova. Per 1000 soiole. Grazie, Tip Top. Accetta questo pesce appena pescato. Una visita al museo è sempre piacevole. Andiamo a sentire se ci sono novità su Sgraffia. Oh, oggi non è un giorno fortunato. Ho perduto il mio cipollone. È un orologio di grandissimo valore. Ho trovato io il suo orologio. Eccolo qui. Grazie, grazie. Voglio regalarti questo antichissimo oggetto ritrovato in Egitto, l'occhio di Tutankhamon. Salve, agente! Come succede oggi? Che giornata, Tip Top! La banda di Sgraffia è scatenata! Non abbiamo un attimo di tempo! Una visita al museo è sempre piacevole.
Questo museo dà la tremarella. Ehi, è il mio libro. Ma come faccio a prenderlo? È il mio libro Robin Hood! Super! Il topo è in gamba, capo. Sta facendo progressi. Ma noi siamo più furbi. I libri sono ben nascosti. Non riuscirà a trovarli tutti. Ma perché li abbiamo nascosti? Perché il topo deve cercarli, stupidone. Deve perdere tempo. Così non finirà più il suo romanzo e sarò io lo scrittore più bravo della città. Piuttosto, siete sicuri di averli nascosti bene? Sicuro, capo. Sono in posti segretissimi. E sono ben sorvegliati, capo. Il topo non li troverà. Lo spero per voi! Dai, andiamo a curiosare! Ecco il mio libro! Ma come avrà fatto a finire fra le grinfie di quel gattaccio? Prendi il gattaccio! Buono, eh? Wow! È il mio libro! I tre moschettieri! Fantastico! Là dentro, coraccio, entriamo. Ehi, c'è nessuno. Che buio, non vedo proprio niente. Chissà cosa ci sarà in quel baule. Ora sì che posso aprire il baule. L'isola del tesoro! Finalmente! Questo posto continua a darmi i brividi. Maragnao! Portami altri fogli! Ecco, capo, il tuo romanzo sarà quasi finito. Finito? Finito? Non l'ho neppure cominciato! È tutto per colpa di quel Tip Top! Non riesco a concentrarmi! Il pensiero di Tip Top e del suo romanzo mi fa scappare tutte le idee! Mio capo, a proposito, il topo ha ritrovato tutti i libri! Cosa? Brutti tonti, questa volta non la passerete liscia! Ve la farò pagare! Mi vendicherò! Staremo a vedere! Un fatto molto strano accadde nell'anno 1866. Un mostro misterioso comparve negli oceani e terrorizzò le flotte di tutto il mondo. Si decise allora di preparare la fregata Abraham Lincoln perché gli desse la caccia. A bordo c'era anche il famoso scienziato professor Aronnax ed il suo fedele domestico Consiglio. Sono il capitano Farragut. Benvenuti a bordo, signori. Molto lieto, capitano.
Sono il professor Harona e costui è il mio fedele consiglio. Molti giorni dopo, il mostro finalmente apparve. Ecco, vi sperate di arpionare il mostro per primo, signor Land. Guardate laggiù, è il mostro! Ned Land, un marinaio in gamba, cercò di colpirlo col marpione, ma il mostro fece cadere i tre amici in mare. Tarona, Consiglio e Ned fecero appena in tempo a vedere la Abraham Lincoln affondare, speronata dal mostro. Poi l'oceano li inghiottì. I tre amici si ritrovarono in un ambiente incredibile. Erano in un elegante salone con una enorme vetrata dalla quale si vedeva niente meno che il fondo dell'oceano. Il professor Aronnà era affascinato. Sono il capitano Nemo del sommergibile Nautilus e non ho ancora deciso se sarete miei ospiti o se vi darò in pasto ai pesci. Voi che ne dite? Il misterioso capitano Nemo non disse più nulla. I tre naufraghi potevano scegliere fra stare per sempre nel sommergibile o essere abbandonati nell'oceano. Tutti accettarono di restare sul Nautilus. Se al capitano non dispiace, preferiremmo essere suoi ospiti e studiare l'oceano. Sono d'accordo. Ok, ok. Ma fino a quando dovremo stare in questa scatola di sardine? Per sempre. Sarete ospiti del Nautilus per sempre. Ecco il cuore del Nautilus. Da quando ho costruito questo stupendo sottomarino, tutti mi danno la caccia. Lo chiamano mostro. Ma perché non fa sapere a tutto il mondo che il Nautilus non è un mostro marino, ma una stupenda invenzione? Perché allora tutti lo vorrebbero e mi darebbero ancora di più la caccia. Ma ora seguitemi, le sorprese non sono finite. Il capitano Nemo mostrò ai suoi nuovi ospiti le meraviglie del mare. Durante una passeggiata sul fondo, i nostri amici videro tesori sommersi e un'ostrica con una perla gigantesca. Che ostrica permalosa! Un giorno, il Nautilus emerse vicino ad un'isoletta. Ned provò a scappare. Terra! Terra! Finalmente sono libero! Ma sull'isola c'erano i cannibali. Oi oi, sembrano affamati! E il pranzo sono io! E il marinaio, per salvarsi, dovette ritornare sul sommergibile.
viaggio subacqueo del Nautilus continuava. Ed un bel giorno il capitano Nemo piantò la sua bandiera addirittura al Polo Sud. Che bello! Finalmente un turista! Il capitano Nemo voleva esplorare ogni parte del suo regno, il mare. Una volta guidò il Nautilus nella fossa più profonda del fondo marino. Voi, professore, avete viaggiato molto, ma di sicuro non avete mai visto Atlantide, l'antica città sotto le acque del mare. Wow! Seguitemi, vi farò da guida fra queste meraviglie sommerse. Ecco a voi la favolosa Atlantide! Incredibile! Attento, capitano! Ci penso io! Presto, fuggiamo! I tre amici erano prigionieri sul Nautilus ormai da molti mesi e Nemo non voleva lasciarli liberi. Che noia! Sempre chiusi qui dentro! Nemo, Aronnà e Consiglio decisero allora di fuggire. Nemo scoprì subito la fuga. E stava per lanciarsi all'inseguimento quando scoppiò una tempesta terribile. I fuggitivi furono risucchiati da un grandissimo vortice, il tremendo Maelstrom. I nostri amici vennero salvati da una nave di passaggio. Però, che tipo eccezionale il capitano Nemo! Chissà che fine avrà fatto! Del capitano Nemo non si seppe più nulla, ma c'è chi giura che laggiù, in fondo al mare, il Nautilus naviga ancora. Ho la testa piena di idee! È il momento di lavorare sulla nostra storia! Per iniziare, ci vuole il protagonista! Chi sarà l'eroe della nostra storia? Un cavaliere senza paura? Un astuto investigatore? Un intrepido cowboy? Un coraggioso astronauta? Forza, aiutami a scegliere! Ecco fatto! Ed ora un'altra scelta importantissima. Dove si svolgerà la nostra storia? In un antico castello? In una villa misteriosa? Nel selvaggio Far West? O su di un pianeta sconosciuto? Ottime scelte! Ah, senti, se dammi idea, ricorda che puoi cambiare questi appunti come vuoi tu. Come inizio mi sembra eccezionale! Scriveremo un capolavoro! Era una notte buia e tempestosa, quella in cui si vide per la prima volta il vecchio capitano Bill Bones. Arrivò alla locanda dell'ammiraglio Bumble, dove il giovane Jim viveva e lavorava con la mamma. Il capitano era grande, forte, pesante, con la pelle abbronzata dal sole. Entrò nella locanda con aria minacciosa, trascinando un vecchio e pesante baule. Bella locanda! Ha ha ha!
penso proprio che mi fermerò un po', sempre che ci sia dell'ottimo rum. Il capitano Bill Bones passava le sue giornate bevendo rum e sorvegliando il suo misterioso baule. Giù le zampe dal mio baule! E non temete, signora, il capitano Bones paga bene! Spesso obbligava tutti a cantare con lui la sua vecchia canzone. Cantate tutti! 15 uomini sulla cassa del morto. 15 uomini. L'unica volta in cui il capitano diventò pallido e tremante fu quando un altro brutto ceffo gli consegnò un misterioso foglietto. Possa cadere in pasto ai pesci se questa non è la voce del buon capitano Bones. Coraggio, ragazzo, accompagna questo povero cieco dal suo vecchio amico. Via da me, pendaglio da forca! Gli amici ti mandano un salutino, capitano. No, la macchia nera no. Via, allontanati da me. Nessuno avrà mai il mio baule. Nessuno! Bill Bones sembrava impazzito. Barcollò e poi cadde a terra come un macigno. Il vecchio Bones era morto stecchito. Jim e mamma Hawkins decisero di frugare nel misterioso baule e trovarono niente meno che la mappa di un tesoro. Wow! Fantastico! Su consiglio della mamma, Jim si precipitò dal dottor Livesley. Con il suo aiuto sarebbe riuscito a convincere il ricco conte Triloni ad organizzare una spedizione alla ricerca del tesoro. Ci saremo anche noi su quell'isola. E quando questi stupidoni ci avranno portato al tesoro? Li faremo a pezzi! Pecidotto! Pecidotto! Il dottor Livesley non dovette faticare molto. Triloni si entusiasmò subito all'idea di partire alla ricerca di un tesoro. In men che non si dica, la spedizione fu organizzata e i nostri eroi partirono. Con il mio nuovo salvagente mi sento sulla cresta dell'onda. Triloni si era procurato una goletta, la Hispaniola, ed aveva trovato il capitano Smollett che doveva guidarli fino all'isola del tesoro. Il conte aveva scelto anche la ciurma, ma, come vedremo, non furono gli uomini giusti. Salutate, ragazzi, salutate! 15 uomini sulla cassa del morto.
Farò indigestione. Mi sono stancato di questa banda di damerini, Long John. Ribelliamoci, prendiamoci la mappa e poi andiamo a scovare il tesoro. Pazienza, compare. Lasciamo che facciano loro tutto il lavoro. Poi ti assicuro che quel pallone gonfiato di Triloni sarà il primo a scoppiare. Mangiati una mela e stai tranquillo, Hans. Una mela al giorno toglie i damerini di torno. Sì, e anche il moccioso, quel Jim. Non lo posso vedere. Capitano! Conte! Dottore! Aiuto! Jim si precipitò a raccontare tutto ai suoi compagni d'avventura, che non si scoraggiarono. Pirati? Dobbiamo difenderti! Prepararono un piano per sbarcare sull'isola senza che i pirati lo sapessero. Il viaggio sembrava non finire mai, finché un bel mattino si vide l'isola del tesoro. Sicuro, è proprio l'isola! Ah, finalmente! Il capitano offrì rum in abbondanza. Rum a volontà per tutti! E quando i pirati si addormentarono, Jim e i suoi compagni su una scialuppa arrivarono all'isola. È buono questo rum. I nostri eroi seguirono le indicazioni della mappa e si nascosero in un vecchio fortino, costruito anni prima dal capitano Flint. Arrivarono anche i pirati, decisi ad impadronirsi della mappa del tesoro. Ridateci la mappa! Venite a prenderla, sbruffoni! Quella notte, Jim lasciò di nascosto il fortino per cercare aiuto. Nella foresta incontrò Ben Gunn, un ex pirata che era rimasto tutto solo sull'isola. Per il capitano Flint, chi sei? Aiuto! John Silver! I pirati! Il tesoro! Silver? Fu lui ad abbandonarmi su quest'isola. Allora ci aiuterete, signore? Puoi scommetterci, ragazzo. Ben Gunn aveva trovato il tesoro e lo aveva portato nella sua caverna. Ben Gunn raccontò tutta la storia ai nostri amici e promise loro la metà del tesoro in cambio di un passaggio a casa. Jim si era nascosto per sorvegliare i pirati, ma fu scoperto e preso in ostaggio. Sei mio, topastro! Intanto, i nostri eroi nel fortino avevano deciso di consegnare la mappa del tesoro ai pirati, in cambio della libertà. Avete vinto, pirati! Ecco la mappa! Voglio controllare! Non mi fido! Oh, è proprio la mappa di Flint! Corriamo al tesoro! Corriamo al tesoro! I pirati esplorarono l'isola
seguendo le indicazioni della mappa. Ci siamo quasi! Sei sicuro di saper leggere la mappa? Spero che il tesoro ci sia, o faremo una brutta fine tutti e due. Finalmente avvistarono il grande albero con la X. Ci siamo, ci siamo! I pirati iniziarono a scavare freneticamente. L'ho trovato! L'ho trovato! No, stupidone, quello è il mio piede. Con questo polverone non si vede nulla. Lo so, stai scavando nel mio stivale. Ma non c'era traccia del tesoro. Con facce cattive si voltarono verso Jim e Silver, che furono salvati appena in tempo dall'arrivo di Smollett e degli altri. Arrendetevi! Io stavo difendendo il ragazzo. Quei tipacci ce l'avevano anche con me. Diglielo, Jim. Beh, in un certo senso è vero. D'ora in poi sarò onesto, miau. Penso che potremo dargli una seconda possibilità. Lo dicevo io che era una fregatura. Già, dannati damerini! Provi sempre il modo di cavartela, eh? Pezzidotto! Pezzidotto! Ben Gunn portò i nuovi amici alla grotta in cui aveva nascosto il tesoro. Era piena di ricchezze di ogni tipo. Tutto quanto fu trasportato a bordo della Hispaniola. Ma il tesoro più grande era nel cuore di ognuno, la fantastica avventura vissuta insieme. Questo libro mi ha fatto ricordare che manca un personaggio per scrivere la nostra storia. Il cattivo. Ora fai attenzione e scegli bene. Chi sarà? Un terribile bandito? Un abilissimo ladro? Un mago cattivo o un pericoloso extraterrestre? Benissimo! Un cattivo così sarà un osso duro per il nostro protagonista. Questa storia mi piace sempre di più. Un bel mattino d'agosto, il giovane Robin stava passando vicino alla foresta di Sherwood, quando vide un boscaiolo in difficoltà. Sei un ribelle, vero? Confessa. Sì, così avremo qualcuno da portare allo sceriffo. Lasciatemi, non ho fatto niente. Robin prese subito arco e frecce e mise in fuga i bricconi. Il boscaiolo faceva parte di un gruppo di ribelli che combattevano il prepotente sceriffo di Nottingham. Il perfido sceriffo continuava a far pagare tasse ai poveri abitanti. Fuori i soldi o finirete in prigione! Robin
odiava i prepotenti. Così decise di stare con i ribelli. Iniziava la leggenda di Robin Hood. Evviva Robin! Evviva! Urrà! Evviva! Urrà! Un giorno, lo sceriffo preparò un'imboscata a Robin Hood. E ora vediamo se il vostro Robin Hood verrà a salvarvi. Questa volta sei in trappola, Robin! E stava per catturarlo. Oh, arrenditi, ribelle! Oh. Quando uno sconosciuto gigante aiutò il nostro eroe e fece scappare lo sceriffo. Il gigante si chiamava Little John e da quel giorno lui e Robin rimasero sempre insieme. Un giorno lo sceriffo attraversò la foresta con un carro carico di tesori. Le guardie erano molte e ben armate. Occhi aperti, mi raccomando! Ma Robin Hood e i suoi compagni furono più furbi. Mentre Robin e gli amici della foresta portavano il bottino al loro rifugio, un frate li inseguì e arrabbiatissimo cominciò a bastonarli. Fratak aveva scambiato Robin e i suoi amici per le guardie dello sceriffo che avevano rubato nel suo monastero. Robin spiegò ogni cosa e chiese al frate di stare con i ribelli. E così tu saresti il famoso Robin Hood? Unisciti a noi, Fratak! Insieme sconfiggeremo lo sceriffo! Così Fratak diventò amico di Robin Hood. Un bel giorno Little John disse a Robin che a Nottingham ci sarebbe stato un grande torneo. Tutti i migliori arcieri ci andavano a gareggiare. Che ne pensi, Robin? Sembra una gara fatta per noi. Robin decise di partecipare anche lui, ma senza farsi riconoscere. Nessuno ci riconoscerà! Robin e Little John, travestiti, andarono a Nottingham. Sotto il naso dello sceriffo e del suo padrone, il perfido principe Giovanni Senza Terra, il coraggioso Robin vinse il torneo con un centro leggendario. Bravo! Bravissimo! Sei un mito! Ma quello è Robin! Catturatelo! Prendete il ribelle! Devo correre a Sherwood ad avvertire gli altri! Il principe fece costruire un patibolo al confine con la foresta di Sherwood. In questo modo tutti i ribelli avrebbero visto Robin Hood morire impiccato. E adesso non ti salverà più nessuno. Ohimè, povero Robin! Robin aveva già la corda al collo, quando una freccia
partita dai cespugli, tagliò il cappio. Gli amici di Sherwood uscirono dai nascondigli guidati da Little John e velocissimi sconfissero gli armigeri. Ed ora a noi due tiranno! Guardie, tornate qui! Vi farò impiccare tutti! All'improvviso arrivarono dei soldati. Dietro a loro c'era Re Riccardo, appena tornato dalle crociate. Re Riccardo fece finire il combattimento. Ciao, fratellastro, sono tornato. Urrà per Re Riccardo! Urrà per Re Riccardo! Urrà! Urrà per Re Riccardo! Urrà per Re Riccardo! Urrà! Urrà per Re Riccardo! Urrà! Urrà per Re Riccardo! Urrà per Re Riccardo! Urrà per Robin e Maria! Urrà! Robin Hood sposò la bella Lady Marian. Al matrimonio c'erano tutti: Re Riccardo, Little John e gli allegri compagni della foresta. Vi dichiaro marito e moglie. Urrà per Robin e Marian! Urrà! Super! Proprio un bel libro! Ma ora pensiamo un po' alla nostra storia. Il protagonista ha bisogno di un vero amico. E chi potrà essere? Il suo fedele scudiero? Un bravo assistente? Un coraggioso indiano? O un super robot? Ecco fatto! Ed ora i nostri eroi hanno bisogno di un mezzo di trasporto. Cosa usano i nostri amici per viaggiare? Un drago volante? Un veloce cavallo? Una potente automobile? Un razzo spaziale? Ottime scelte! Molto bene! Il primo lunedì d'aprile dell'anno 1625, il giovane D'Artagnan andava a Parigi con una lettera che gli serviva per diventare moschettiere. Attenzione, sta arrivando qualcuno. Un tipo losco lo sfidò a duello. Ehi, bel giovane. Dite a me? Lo colpì alle spalle, gli rubò la lettera e poi fuggì. A Parigi, D'Artagnan andò dal signor Treville, capo dei moschettieri. Ma senza la lettera di presentazione, nessuno avrebbe accettato uno sconosciuto come lui. Mi dispiace, ragazzo, ma senza la lettera? E poi non hai esperienza! D'Artagnan si affacciò sconsolato alla finestra e fra la gente vide il ladro della sua lettera. Il ladro! Giù in strada! Vado a riprendere la mia lettera! Allora corse via per raggiungerlo e nella fretta si scontrò con tre moschettieri che lo sfidarono a duello. Beh, tu, maleducato, questo sgarbo ti costerà un duello! D'accordo, ma più tardi! Ora vado di fretta! Il ladro era scappato. È sparito! Eppure sono sicuro di averlo visto!
Ed ora D'Artagnan avrebbe dovuto battersi con 3 dei migliori spadaccini di Francia. In guardia, contadinaccio. Il duello era appena iniziato, quando comparve il cardinale Richelieu con le sue guardie. Non sapete che ho proibito i duelli? Guardie, arrestateli! Richelieu ordinò di incatenare i duellanti, ma i 3 moschettieri e D'Artagnan combatterono insieme contro le guardie del cardinale e le sconfissero. Non finisce qui. Tutti per uno! E uno per tutti! Fu così che i 4 diventarono amici per la pelle. Alcuni giorni dopo, Costanza Bonacieux, damigella di Sua Maestà, chiese aiuto ai 4 amici. Ah! Siete moschettieri! È il cielo che vi manda! La regina è in un brutto pasticcio per colpa di Richelieu! Richelieu sapeva un segreto della regina. Lei doveva aiutarlo a spodestare il re, altrimenti il cardinale avrebbe rivelato il segreto. Richelieu! Presto! Della regina! Sua Maestà la regina, ricevette D'Artagnan e i 3 moschettieri in gran segreto nei suoi appartamenti a Palazzo Reale. La regina raccontò il suo segreto. Aveva dato a Lord Buckingham 12 puntali di diamanti che il re aveva regalato a lei. Non voleva fare nulla di male. Lord Buckingham è solo un buon amico. Io ho visto Milady che spiava travestito da cameriera. Di sicuro ha riferito tutto al cardinale. Ecco perché il re mi ha ordinato di indossare proprio quei puntali al gran ballo. È stata un'idea del perfido Richelieu. Il re non sapeva nulla. Guai! Era gelosissimo! Ora Richelieu voleva dire tutto al re. Dobbiamo recuperare quei puntali e riportarli a Sua Maestà prima del gran ballo. Dobbiamo affrettarci! Il cardinale avrà già inviato Milady da Buckingham! Dobbiamo salvare l'onore della regina! E sconfiggere Richelieu! I 4 amici partirono subito per Londra. Ma ahimè, la perfida Milady era arrivata prima di loro ed aveva rubato 2 puntali al disperato Lord Buckingham. Povera regina! E povero me! Siamo proprio in un mare di guai! D'Artagnan ebbe una brillante idea. Chiese al gioielliere di fare 2 copie perfette dei puntali rubati. L'artista fu abile e veloce. Ora i puntali erano di nuovo 12. I 4 amici tornarono velocissimi a Parigi. Corsero subito a palazzo dove il gran ballo stava per iniziare, ma le guardie di Richelieu erano in agguato. Sono le guardie di Richelieu! Scappa D'Artagnan! Pensiamo noi a tenerle a bada!
Coraggio, amici! Diamo una lezione a questi bricconi! Athos, Porthos e Aramis si batterono come leoni. Grazie a loro, D'Artagnan giunse a palazzo appena in tempo e restituì i preziosi puntali alla regina. Questi diamanti impallidiscono di fronte alla vostra bellezza, maestà. Ma quanto ci mette a prepararsi? Ah, le donne! Forse non trova più i puntali che mi avete donato. Ecco la regina! Indossa i puntali, vedete? Ma sono solo 10. E indovinate dove ho trovato gli altri 2? Moglie, perché indossi solo 10 dei puntali che ti ho regalato? E dove sono gli altri 2? Non sai contare, caro? I puntali sono 12. 1, 2, 3, 12. Richelieu! Che figure mi fai fare? Solo un piccolo scherzo. Sire, una scusa per donare alla regina altri 2 puntali che mi sono permesso di fare preparare apposta per lei. E ora, se mi scusate. Strano tipo quel Richelieu. Con te, caro il mio re, faremo i conti dopo. Ma io non sapevo! Non è colpa mia! Aiuto! Il giorno dopo, nell'ufficio del signor Treville c'erano la regina, Athos, Porthos, Aramis e Costanza, pronti a festeggiare un nuovo moschettiere, l'amico D'Artagnan. Sono un moschettiere! Tutti per uno! E uno per tutti! Abbiamo quasi finito la nostra storia. Manca solo l'eroina. Allora, sarà una bellissima principessa? Una brava giornalista? Una coraggiosa fanciulla? O un'esploratrice spaziale? Molto bene! Wow! Siamo proprio in gamba! Finito! Finalmente il nostro capolavoro è pronto! Grazie, non ce l'avrei mai fatta senza di te! Adesso mettiamo un po' d'ordine. Basta solo incollare qua, attaccare questo, pinzare quest'altro... Ta-ta! Ecco qui la nostra storia! Scommetto che non vedi l'ora di leggerla!